Edilizia Sicura vuole divulgare la centralità della formazione che riguarda tutti gli operatori del settore edile, dai professionisti iscritti agli albo ai tecnici di cantiere, con aggiornamenti puntuali che spaziano dalla tecnologia all'ambiente all'addestramento tecnico e per lavorare sempre in sicurezza. In questa nuova puntata affronteremo ancora una volta, attraverso nuove voci, l'importanza della formazione e delle innovazioni tecnologiche, con un focus sulla crisi economica e alcune proposte per affrontarla e migliorare l'operato in cantiere. L'inizio di febbraio ha visto l'Istituto Professionale Edile di Bologna sviluppare due convegni su temi distinti, mirati a fare il punto sulla formazione e sui cambiamenti tecnologici e normativi che affronta il settore edile per aggiornarsi e fronteggiare la crisi. Partendo dal progetto europeo Trans to Work, di cui l'IPLE è capofila in collaborazione con l'Istituto Ricerche Economiche e Sociali dell'Emilia Romagna, abbiamo approfondito il concetto di digitalizzazione come soluzione per accrescere e migliorare il lavoro, dalla progettazione all'esecuzione, e come questo si intreccia all'importanza di formarsi e aggiornarsi. L'innovazione è un tema sempre più centrale, correlato a un adeguato addestramento dei giovani in edilizia e con la finalità di agevolare la collaborazione tra imprese, operatori della formazione professionale, sindacati e associazioni. La scuola oggi ha già attivato diverse opportunità per i giovani, questi finanziamenti europei saranno un aiuto per lo sviluppo. Abbiamo attivato, come già sappiamo, il BIM, stiamo andando sull'insegnamento all'inglese, che è fondamentale, la rete la tesse tutti i giorni la scuola con i ragazzi, con gli imprenditori, con la parte tecnica e politica. Abbiamo la fortuna che tutti i nostri docenti o gran parte dei docenti sono legati al mondo universitario, come gli imprenditori oggi stanno rinascendo, tra virgolette. Abbiamo questo momento economico sufficientemente favorevole che ci permette, diciamo, di raggiungere gli obiettivi. L'importanza della formazione è correlata anche alla digitalizzazione, quindi i tempi cambiano, il mondo del lavoro come si adegua? Sì, anche il settore dell'edilizia va verso un periodo dove si sta modificando e sta cambiando il modo di costruire. È chiaro che per trovarci di fronte a questa sfida il tema della formazione è un tema importantissimo che bisogna implementare strada facendo. Sistema formativo costituito dai formedili e dalle scuole edili territoriali. La scuola edile di Bologna è un'eccellenza nazionale anche rispetto agli investimenti fatti e ai corsi di formazione che ha fatto, che sta facendo e che farà per il futuro. Formazione importante perché digitalizzazione vuol dire tante cose, vuol dire padroneggiare degli strumenti, vuol dire conoscere dei processi, vuol dire trovare tutte quelle situazioni in cui lo strumento digitale può rendere migliore il lavoro e può rendere migliore la qualità del costruito. IPLE si sta impegnando da parecchio tempo in questo fronte perché con i suoi corsi sta formando tutta una serie di figure che saranno poi quelle che della digitalizzazione si occuperanno nei prossimi anni. Riuscire a formare delle figure che riescano tramite la digitalizzazione ad avere un grandissimo plusvalore per quanto riguarda la produzione, la conoscenza, la fabbricazione nella filiera della produzione edilizia è quanto mai importante. Il settore edile come sta cambiando? Allora, il settore edile sta cambiando e ha l'esigenza di cambiare molto. È chiaro che il settore edile non è più pensabile che sia come è stato fino ai periodi pre-crisi, fino al 2007, e se si vuole rilanciare questo settore è chiaro che bisogna puntare su tutto quello che è il tema della rigenerazione, della riqualificazione dell'esistente, della messa in sicurezza dal punto di vista sismico, idrogeologico, e bisogna cambiare anche il modo di realizzare quelle che sono le opere, comunque anche il nuovo costruito, in quanto le tecnologie, vedi per esempio il BIM, sono tecnologie già da diversi anni utilizzate in diverse parti d'Europa. Quali sono questi strumenti digitali che possono aiutare il mondo del lavoro concretamente? Beh, innanzitutto tutti quelli che rendono più qualitativamente accattivante la produzione edilizia, quindi quelli che permettono di fare ciò che già si fa in minor tempo e con maggiore qualità. Il Building Information Modeling è probabilmente quello più conosciuto, quello che sicuramente dà la possibilità di capire che il prototipo digitale della costruzione aiuta a risolvere problemi ancora prima di arrivare in cantiere. E poi successivamente anche in tutta la fase della manutenzione e della gestione dell'edificio. Ma esistono anche altri strumenti, a partire dalle forme di rilievo avanzato per la conoscenza del costruito, e tutti quei sistemi digitali che permettono la visualizzazione magari di informazioni legate all'edificio per fare nel facility. Mi viene in mente adesso questa grandissima importanza che viene data alla realtà aumentata e alla realtà virtuale.
pannelli X-LAM sono pannelli ottenuti da tavole di legno di spessori relativamente ridotti, incrociate, e cioè strati di legno, un po' come i compensati tradizionali, che negli ultimi anni appunto, aumentando di spessore, cambiando anche le tecnologie di produzione, hanno permesso di ottenere delle pareti. Quindi in genere la funzione, l'utilizzo di questi pannelli X-LAM appunto è quello di realizzare proprio dei muri veri e propri, interamente costruiti in legno in questo caso. L'incrocio a 90 gradi tra le fibre, che dà poi anche il nome appunto cross-LAM, spesso chiamato anche dall'inglese, oppure X-LAM, vuol dire appunto a fibre incrociate, permette di migliorare molto le prestazioni del legno dal punto di vista anche strutturale in modo particolare, evitando quei difetti naturali come i nodi o le imperfezioni o qualche crepa che il legno stesso spesso a livello naturale e non lavorato presenta. Il settore edile sta uscendo dalla crisi? La strada è ancora lunga, serve tempo, serve che il sistema delle imprese faccia quel salto culturale, serve mandare in pensione ancora quei tanti edili che a 65 anni stanno ancora sulle impalcature, e serve immettere nel sistema edile, nel settore, una serie di figure professionali nuove, tecnici, ingegneri, geometri, per poter dare, diciamo così, quell'impulso che serve al settore per guardare all'edilizia del futuro. L'anno che si è appena concluso, 2017, sul quale diciamo a livello regionale ancora abbiamo pochi dati, però lascia intravedere effettivamente uno spiraglio di possibile uscita da questa situazione così difficile. Ecco, un progetto come Trans to Work, che l'IPLA ha messo in piedi, appunto un progetto internazionale a livello europeo, aiuta in questo senso? Io penso, spero di sì, nel senso che si focalizza proprio sulla formazione, che è sicuramente una delle leve, forse quasi l'unica e la più importante, proprio per intervenire su questo mercato del lavoro così colpito, soprattutto quello proprio dell'edilizia. È necessario intervenire da diversi punti di vista, anche a livello economico, diciamo a un livello macro sostanzialmente, anche soprattutto per rilanciare gli investimenti in senso più ampio, perché naturalmente tutti i settori sono tra essi collegati, per cui anche perché il settore delle costruzioni riparta bene, è necessario che tutta l'economia riparta bene. Ecco, qualcuno potrebbe pensare che digitalizzazione o appunto e utilizzo di questi nuovi strumenti digitali possano togliere posti di lavoro, non è così? Non meno posti di lavoro, ma posti di lavoro con competenze diverse, perché oggi il mercato nuovo richiederà competenze diverse per le aziende, competenze diverse nel senso che si va sempre più a una maggiore sofisticazione delle prestazioni che si richiedono alle costruzioni stesse, sia parlando degli immobili, sia parlando anche del suolo per quanto riguarda le infrastrutture e lo stesso consolidamento di tutti i problemi idrogeologici che ci sono. E dall'altro lato anche la risposta non può essere che imprese strutturate e organizzate che devono fare i conti con questa legislazione, quindi anche il personale e i lavoratori delle suddette imprese, sia sul fronte degli operai sia sul fronte dei tecnici, devono essere assolutamente riformati su queste nuove tecnologie, perché questa è la direzione. E oggi abbiamo la nuova sfida della rigenerazione e a questa dobbiamo essere aggiornati dal punto di vista appunto energetico e sismico, per la sicurezza e per il benessere collettivo. Il nostro è un sistema che dopo questa grande crisi va rinnovato sia nelle metodologie ma anche diventando di nuovo, come deve essere un settore così importante dell'economia, attrattivo appunto per i giovani. In questo senso le scuole edili possono avere una funzione molto importante, ma nello stesso tempo l'esperienza che stiamo vedendo in tanti territori della regione Emilia-Romagna, io da quando sono presidente del consorzio delle scuole Emilia-Romagna lo tocco con mano, è un'esperienza nella quale aver creato scuola superiore, quindi scuola tecnica, e fa sì che molti giovani che avevano smesso di studiare tornino in un percorso formativo dove, mettendo insieme capacità pratiche ma anche teoria, è facile appunto, è più facile riavvicinarsi al mondo delle costruzioni. Nel corso di un secondo seminario di matrice ambientale e articolato in due parti è stata illustrata la necessità di gestire le rocce e le terre da scavo nei cantieri, le modifiche normative al riguardo e le responsabilità dei tecnici, oltre a chiarire le novità di legge in materia di requisiti e criteri necessari per diventare appunto un tecnico ambientale, la necessità della formazione continua e la relativa verifica di idoneità. Per quanto riguarda la nomina responsabile tecnico delle imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali,
i requisiti e le modalità di iscrizione sono cambiate nell'ottobre del 2017 e per cui ci troviamo in una fase di prima applicazione di una nuova disciplina relativa appunto all'ambito ambientale e per quanto riguarda questa figura professionale dei responsabili tecnici, i quali, a differenza del passato, ora dovranno sostenere una verifica di idoneità che in questo modo li abiliterà a essere poi nominati responsabili tecnici per le imprese del settore. Non viene più richiesta una preparazione teorica, ma l'intento è quello di formare delle professionalità che operino poi sul campo e quindi abbiano anche un'esperienza e professionalizzante e comunque abbiano un bagaglio di conoscenze molto vasto e anche molto articolato che spaziano appunto dal campo ambientale e edile, sicurezza sul lavoro e insomma i vari ambiti del trasporto. Nel 2017 è uscito un decreto che ha riordinato la materia, ha messo un po' di ordine in una serie di provvedimenti legislativi che negli anni si erano sovrapposti e ha creato un regolamento unico dove si possono trovare le norme per gestire sia i cantieri di grandi dimensioni, quelli sottoposti a valutazione di impatto ambientale, sia i cantieri più piccoli che hanno procedure semplificate e una più facile gestione delle terre di scavo. Quanto è importante riutilizzare quindi i materiali? Beh, la maggior parte delle terre che vengono scavate nei cantieri sono terre pulite, sono terre che sono potenzialmente una materia prima che non viene poi recuperata utilizzando cave o utilizzando materiali vergini o materie prime vergini. Quindi tutto quello che si riesce a riutilizzare in cantiere come sottoprodotto è qualcosa che non si va a sottrarre alle risorse naturali. La prima cosa da capire è se queste terre sono contaminate o meno, cioè se contengono sostanze pericolose per l'ambiente oppure se sono riutilizzabili senza problemi. Quindi bisogna fare un'analisi del terreno, una caratterizzazione. Ci sono procedure per stabilire quanti campioni bisogna prendere, che tipo di sostanze inquinanti cercare nelle terre e in base a quello si riesce a capire se quel terreno che andiamo a scavare può essere riutilizzato in altre opere oppure se è un terreno inquinato e quindi deve essere portato via come se fosse un rifiuto. Tra i seminari e i corsi organizzati dall'Istituto Edile di Bologna vi segnaliamo gli aggiornamenti. Venerdì 23 febbraio 2018 per addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio. Lunedì 26 febbraio per coordinatore alla sicurezza, modulo 6, regolarità dell'impresa, gestione della documentazione del settore costruzioni. Da lunedì 26 febbraio a giovedì 29 marzo 2018 si svolgerà in orario serale il corso per muratore Le basi di lettura del disegno tecnico. Per informazioni su orari, costi di iscrizione, requisiti di ammissione e crediti formativi di corsi e seminari e per restare aggiornati sulle attività organizzate dall'Istituto Professionale Edile di Bologna si può consultare il sito sempre aggiornato www.edili.com o seguire i profili Facebook, LinkedIn, YouTube e Google+.